Una task force del Ministero della Sanità ha effettuato questa mattina delle ispezioni nell'ospedale Monaldi di Napoli, nell'ambito di accertamenti su presunte criticità connesse ai trapianti pediatrici. Presenti anche i carabinieri del NAS. La task force è accompagnata dai vertici degli ospedali dei Colli, il commissario straordinario Antonio Giordano e il subcommissario con funzioni sanitarie Maria Vittoria Montemurro e dai rappresentanti della Regione Campania. Nei giorni scorsi i genitori dei bambini trapiantati si sono rivolti al Tribunale di Napoli perché da ormai quasi 2 anni il reparto trapianti pediatrici cardiologici dell'ospedale Monaldi è chiuso, l'attività di trapianti sospesa a tempo indeterminato e i bambini che hanno bisogno di assistenza sono costretti a essere ricoverati tra gli adulti. I genitori lamentano ormai da anni un'assistenza sempre più scarsa e anche i potenziali rischi ulteriori che possono generarsi a causa del ricovero tra gli adulti e a causa di assenze di percorsi terapeutici definiti e pubblicati. La regione dovrebbe occuparsi che l'azienda ospedaliera garantisca l'assistenza di qualità, la dignità anche ai nostri figli, perché voglio dire, non ci hanno mai chiuso le porte in faccia, anzi, l'azienda in caso di emergenza trova la stanza e c'è, ci mette a disposizione il personale, tutti i medici, infermieri assolutamente qualificati, ma che di volta in volta si devono organizzare per riuscire a risolvere l'emergenza. Sono 4 anni, non sono 3 mesi che ne parliamo, in 4 anni tra programmazione, pianificazione aziendale, eccetera, il problema avrebbe potuto essere tranquillamente risolto. Dopo una diffida che non ha avuto esito, anche la Federconsumatori ha depositato un ricorso contro l'azienda ospedaliera dei Colli per comportamento scorretto verso l'utenza pediatrica del centro trapianti del Monaldi. A curare il ricorso gratuitamente è l'avvocato Carlo Spirito, mentre i genitori si autotasseranno per sostenere le spese legali. Quello che si chiede nel concreto al Tribunale di Napoli è inibire il comportamento scorretto dell'azienda ospedaliera nei confronti dei piccoli pazienti. Rosario Stornaiolo, presidente di Federconsumatori Campania. Come si fa a costringere ad una famiglia che ha il problema di avere un bambino in queste condizioni ad essere costretta ad andare in un'altra regione con problemi enormi? Noi, con i nostri legali, con l'avvocato Spirito e gli altri, assieme alle mamme, perché la positività di questa nostra iniziativa è che non è una cosa della Federconsumatori o delle mamme, ma è una cosa che tutti quanti insieme, la città, le mamme fanno per avere il diritto che anche in Campania e a Napoli venga ripristinato quello che era un orgoglio della sanità in Campania, che era quello dei trapianti per i bambini.